Ciao. Ui. Tutto bene? Sì, sì, abbastanza. Tu? Bene, bene, sì, sì, grazie. Ottimo, ottimo. Allora, cominciano già gli appuntamenti dedicati al carnevale. Quindi, per l'occasione, cinema e teatri saranno pieni di maschere. Se non la pianti con queste battute, la maschera te la spalmo io. Sul volto. Una bella maschera alla pizza capricciosa. Buona. Vabbè, dicevo. A Ponte Landolfo, in provincia di Benevento, il fine settimana si tinge dei colori della tradizione, con l'atteso appuntamento della ruzzola del formaggio. Un antico gioco che consiste nel lancio di una forma di cacio con uno spago e vince chi arriva prima al traguardo con un numero minore di lanci. Ah, quindi una sorta di curling al lattosio, in pratica. Piantala. O è come giocare a bocce coi bocconcini di mozzarella. Basta, basta. Vediamo se riesce a scherzare anche sul Teatro San Carlo di Napoli, dove questo fine settimana è in scena Pergolesi in Olimpiade, un melodramma in tre atti riadattato dal maestro Roberto De Simone. Pensa che l'opera fu scritta nel 1737 e, nonostante l'iniziale insuccesso, conobbe una straordinaria diffusione dopo la morte del suo autore. Pensa che anni fa ho scritto anch'io un'opera, ma non è molto conosciuta, anzi, diciamo che è stata un fiasco totale. Perché sei ancora vivo? E tiene corno. Come? No, ti chiedevo, hai un corno di quelli portafortuna, piccoli cornetti russi, quelli... Andiamo avanti, va. C'è una buona notizia per gli amanti della videoarte. È stata prorogata, infatti, fino al 27 febbraio, la mostra Bill Viola per Capodimonte. L'eclettico artista americano reinventa l'opera di Caravaggio. Sei video di forte impatto per un incontro tra due geni, di ieri e di oggi. E di domani, visto che con la mia opera di qui sopra entrerò a far parte della rosa dei geni. Sì, 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 dei geneticamente modificati. Piuttosto, a San Lorenzello, in provincia di Benevento, ogni ultimo fine settimana del mese si tiene Mercantico. Nelle vie e nelle botteghe del centro storico è possibile ammirare e acquistare oggetti di antiquariato. Una buona occasione per visitare posti nuovi. E poi il paese è conosciuto anche per la rinomata produzione di vino, olio e taralli al finocchietto. Vedo che hai già finito la dieta. No, ma mi tengo in forma. Domenica 30 gennaio ci aspetta la Neapolis New Marathon, la gara dedicata a atleti e cittadini di varie nazionalità. Si snoda tra le strade di Napoli, da lungomare al centro storico, da Mergellina alla mostra d'oltremare, per un totale di oltre 42 chilometri. Un, due, cominciamo ad allenarci. Ti dirò. Con i chili che abbiamo preso a Natale, più che alla maratona, potremo partecipare alla ruzzola del formaggio. Nel senso che è meglio star fermi sul posto? No, nel senso che ci facciamo lanciare al posto della forma di cacio. Nooo.